volta siamo a Sant'Arcangelo di Romagna, la domenica successiva alla fiera di San Martino, e sotto l'arco di Piazza Ganganelli ci sono ancora appese le famose corna di bue che contraddistinguono la fiera di Bec, da cui prende il nome anche la Cheorsa di Bec, la manifestazione organizzata dall'Atletica Rimini Nord per l'ultima prova del calendario Mare Verde Monte. La manifestazione sant'arcangiolese, giunta alla 36ª edizione, è valida anche per il 22esimo Memorial Pironi, secondo trofeo Donato Romanelli, 18esimo trofeo Città di Sant'Arcangelo, Fiera di San Martino Nautilus. È divisa in tre settori. Il programma prevede la prima partenza alle ore 9:30 della non competitiva di 8 km, alle 9:35 quella del settore giovanile, competitiva, che comprende gare dai 400 ai 1100 metri, ed infine alle 10:30 scatterà la competitiva di 10 km omologati FIDAL, che prevede 5 giri nel centro cittadino con 4 passaggi sotto l'arco e l'arrivo in Piazza Ganganelli. Con gli adulti partiranno anche gli allievi, che però faranno soltanto 2 km, praticamente si fermeranno al termine del primo giro. E qui stiamo vedendo proprio la partenza della gara non competitiva. I non competitivi, uniti ai circa 400 competitivi e ai 118 atleti della Rimini Nord, che si sono esclusi naturalmente dalla premiazione, hanno portato il totale dei concorrenti a circa 1300, quindi una buona partecipazione. E bisogna distinguere che è sicuramente eccezionale quella dei competitivi, circa 400 la partenza. Ora, mentre i non competitivi girano per Sant'Arcangelo e vanno a compiere i loro 8 km, vediamo anche le corse dei giovanissimi, di cui purtroppo non abbiamo la classifica. Magari ve la leggeremo in una prossima puntata di Correre Insieme. Intanto andiamo a vedere quali sono state le società più numerose che hanno partecipato a questa manifestazione dell'Atletica Rimini Nord, che era, ricordo, la 36ª Cheos di Bec, 16ª prova del calendario Mare Verde Monte. Con 67 concorrenti abbiamo Riccione Corre, poi seguita con 64 dall'Arcus di Rimini, con 52 dal Seven di Savignano, con 51 dall'Atletica Sidermec Vitali, 48 Riccione Podismo, 40 Gruppo Podisti Amatori San Marino, 37 Società Le Volpi, 36 Atletica Cesenatico e anche il Running Club. Con 35 abbiamo tre società: l'Atletica 75 Cattolica, la Polisportiva Padulli e la Società Sportiva Quartiere numero 9. Altre tre con 34 concorrenti e sono il Lucrezia, squadra marchigiana, la Sanges di Rimini e la Polisportiva Quartiere numero 6, con 32 Misano Podismo, con 31 Celle Pecore Nere Libertas Rimini, con 28 Golden Club Rimini, con 27 Montecchio di Pesaro, con 26 Dopolavoro Ferroviario di Rimini e Olimpia Nuova Running di Sant'Arcangelo di Romagna, con 24 Gruppo Podisti Marecchiese, con 20 abbiamo Cerasolo e Banca di Pesaro, con 19 Gruppo Podisti Cesenate e Olimpia San Martino, poi seguono con 16 concorrenti Dinamo Igea Marina, e con 15 abbiamo l'Olympus San Marino e la San Maurese, con 13 Atletica 91 Gatteo e Easy Runner di Mercato Saraceno, e c'è anche l'Olimpia Amatori Rimini. Poi con 11 l'Atletica Sidermec, con 10 Atletica Team Taverna, con 9 abbiamo Longiano Sport e Villa Verucchio, con 7 Avis Castel San Pietro, Endas Cesena, Atletica Senigallia, con 6 Avis Forlì, poi con 5 Avis Urbino, Edra Forlì, Mameli, Sidermec
e con 4 Gambettolese Atletica Consolini, con 3 Surfing Shop Sport Promotion e Antenati, con 2 Pasciatori Pecore. Liberi, senza nessuna società, 28, varie 120 e, come abbiamo detto prima, sarebbe stata la società più numerosa, l'Atletica Rimini Nord, con 112, ma si è esclusa dalla premiazione. Intanto continuano le gare giovanili e tra poco andremo a vedere anche le premiazioni di questi ragazzi. It was a Friday night, I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I'll show more of my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still wanna reach my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? Ed eccoci alla partenza della gara competitiva. Si tratta di una gara in circuito, un circuito di 2 km da ripetere 5 volte per le vie di Sant'Arcangelo, come ho detto in precedenza, 4 passaggi sotto l'Arco d'Augusto e poi l'arrivo proprio di fianco all'arco in piazza Ganganelli. Sono circa 400 pronti per la partenza. Tra i migliori abbiamo notato Luca Borghesi, sicuramente è uno dei favoriti, sta correndo in casa e tra l'altro sta attraversando un buon momento di forma. Lo abbiamo visto vincitore anche al Giro dei Gessi e precedentemente aveva vinto anche una gara sempre in Romagna, ma lui è un corridore di classe ed è abituato a vincere. Poi Luca Benini, che è sempre piazzato, come del resto Thomas Benedetti, che sta ritornando ai livelli normali, cioè ad alti livelli. Poi Manolo Montevecchi, che alterna il duathlon e il triathlon alla corsa. Quindi Luca Facchinetti, atleta di Faenza, Roberto Giorgetti, l'atleta sammarinese, anche lui sempre nelle prime posizioni. Poi Ismail El Aissoufi, corridore marocchino di origine, ma si può dire ormai riminese. E poi tra le donne c'è alla partenza Laura Giordano, e quando Laura Giordano si presenta ai nastri di partenza c'è poco da scegliere per quel che riguarda la favorita, è sempre lei, e anche in questa occasione saprà fare onore al suo nome. Comunque la gara è partita, questo è il primo passaggio sotto l'arco di Clemente XIV. Pioviggina, la gara è stata un po' disturbata dal maltempo, vedete l'asfalto lucido, quindi testimonianza di pioggia che cade o caduta precedentemente. Abbiamo visto anche qualche ombrello aperto prima della partenza in piazza Ganganelli. Una giornata non favorevole, ma vista la stagione, siamo a novembre inoltrato, ci si può aspettare solitamente anche di peggio. Subito nelle prime posizioni i migliori, e tra i migliori c'è anche qualche sorpresa, cioè qualche corridore che non era atteso, come Roberto Muccioli, atleta cesenate, che con i primi
come Luca Facchinetti, poi c'è anche Francesco Castagnoli, anche lui un atleta che nei primi dieci si sta sempre bene, Dennis Pianini, l'atleta di Villa Verucchio, Cristian Volpi, un atleta di fuori regione, Alberto Mugnaini, e poi l'eterno Ugo Moroni, Antonino Guadagnino, Daniele Scola, e Antonello Bettacchini. Vedete che si sta già formando un gruppetto qui in testa al gruppo, vediamo, abbiamo visto anche Corrado Bellofiore. Per quel che riguarda il settore femminile, oltre alla Giordano, l'atleta pesarese, c'erano anche le sorelle Facciani, e Valentina, quella che in questo momento va più forte, e che ha vinto anche il Giro dei Gessi, intanto è transitato in questo gruppetto, avete visto Laura Giordano che ha messo subito parecchi metri tra sé e la Valentina Facciani, atleta fortissima, qui ha dovuto subito cedere all'atleta pesarese. Oltre alla Facciani è presente anche Anna Spagnola, l'atleta che viene dal ciclismo, da un po' di tempo si è dedicata al podismo, e i risultati sono davvero buoni, perché dopo aver vinto la Rimini San Marino l'abbiamo sempre vista nelle prime posizioni, terza al Giro dei Gessi e terza anche qui a Sant'Arcangelo, sta correndo in terza posizione in questa gara di Sant'Arcangelo. Ma a Sant'Arcangelo erano davvero tante le gare presenti ai nastri di partenza. Ecco, intanto passa anche Fausta Borghini, che in questa occasione non ha dato sicuramente il meglio di sé, probabilmente sta attraversando un momento di forma non delle migliori, ma comunque Fausta Borghini saprà riprendersi presto e la rivedremo di nuovo nelle primissime posizioni. Dicevo delle donne, una cinquantina ai nastri di partenza e ben 47 hanno tagliato il traguardo finale, davvero un bel risultato per le donne qui a Sant'Arcangelo di Romagna, dove vedete continua a piovvigginare. Per quel che riguarda le prime posizioni, sempre in testa i migliori che abbiamo già citato, con Luca Borghesi che dopo essere stato in un gruppetto con Benini, Muccioli, Thomas Benedetti, Manolo Ventevecchi, poi ha preso il largo e vedete qui è già al comando da solo, ha fatto il vuoto alle sue spalle. Luca Benini transita in questo momento, poi vediamo anche l'atleta cesenate, l'altro atleta cesenate Muccioli, seguito da Benedetti. Ecco Benedetti che transita ora, in questo momento ormai c'è una selezione piuttosto marcata. Vediamo anche Ismail El Aysoufi in questo gruppetto, e poi via via tutti gli altri. La gara ormai si sta avviando al traguardo finale, quindi i concorrenti stanno iniziando l'ultimo giro, se non vado errato, e tra poco vedremo proprio Gianluca Borghesi. E ecco, vedete dall'altra parte della strada transitare Valentina Facciani, che ha circa un minuto di svantaggio da Laura Giordano. Stanno transitando sotto l'arco in questo momento alcuni concorrenti. Grande successo di partecipazione, grande successo di una gara che è sempre tra le più belle che si disputano in Romagna, con Gaetano Petrizzo che la sostiene con tutte le sue forze, con Gaetano Petrizzo sempre pieno di entusiasmo. Vediamo ancora un passaggio di Fausta Borghini, quindi siamo un po' nelle retrovie della corsa in questo momento. Probabilmente tra un po' vedremo passare i primi maschi che stanno doppiando gli altri concorrenti. Il circuito è di 2 chilometri e
chi becca più di 6 minuti viene doppiato sicuramente. Certo che la giornata grigia ha penalizzato un po' sia gli organizzatori che i concorrenti, ma non sicuramente Gianluca Borghesi, che lo vedete ha iniziato l'ultimo giro e tra poco lo vedremo qui tagliare il traguardo sotto in piazza Ganganelli. Vince Gianluca Borghesi della SACMI di Imola, compie i 10 km in 32 minuti e 10 secondi. Al secondo posto, staccato di 21 secondi, arriva Luca Benini di Romagna Running. Eccolo qua, al terzo posto invece Muccioli, Roberto Muccioli dell'Enders Cesena, che impiega 32.42. E poi di seguito Thomas Benedetti dell'Olympus San Marino, Manolo Montevecchi della Sidermec Vitali di Gatteo, quindi arriva anche Luca Facchinetti, Imola Faenza, Ismail El Aissoufi, eccolo qua, dell'Athletic Rimini, dietro di lui Roberto Giorgetti, gruppo podisti amatori San Marino, poco distanti arrivano anche Francesco Castagnoli del San Pietro, Dennis Pianini del Villa Verucchio, Cristian Volpi del Policiano, Alberto Magnani dell'Olympus San Marino e Ugo Moroni del Sidermec Vitali, Antonino Guadagnino della Servanza, Scola della Banca di Pesaro, Bettacchini, Tiferno Running, Marco Ercoli, Montecchio 2000, Semprini, Misano Podismo, Bruschi, poi Gianluca dell'Angelo Custode, Davide Seri, Andrea Sperandio, Maurizio Casadei, Alessandro Carubo. Ma ecco che arriva Laura Giordano, vincitrice della gara femminile, 34esima assoluta, lei corre per l'Industriali Conegliano, il suo tempo 35.20, poco più di 3 minuti di Gianluca Borghesi. Prima di lei erano arrivati Maurizio Biondini, Roberto Brugè, Valerio Vincenzi, Mattia Garattoni, Carlo De Angelis, Giuseppe Gorini. Prima di lei erano arrivati Massimo Torsani, Francesco Tornati, Fabio Ercoli, Maurizio Biondini, Roberto Brugè, Valerio Vincenzi, Mattia Garattoni, Carlo De Angelis, Giuseppe Gorini. E qui intanto abbiamo visto una scivolata di Massimo Ludovici subito dopo il traguardo, che precede l'arrivo di Valentina Facciani, seconda donna al traguardo. Lei ha impiegato 36 minuti e 8 secondi, quindi una cinquantina di secondi di distacco dalla Giordano. E abbiamo visto anche l'arrivo di Loris Viroli e quindi Anna Spagnoli, terza donna al traguardo dell'Avis Forlì, il suo tempo 36.38. Ed ora un'occhiata ai vincitori di categoria. Nella categoria A ha vinto Luca Facchinetti, Imola Faenza. Nella categoria B, al primo posto abbiamo Thomas Benedetti dell'Olympus San Marino. Nella categoria C, Roberto Giorgetti, gruppo podisti amatori San Marino. Categoria di Ugo Moroni, Sidermec Vitali. Categoria E, Rino Marinelli, Avis Fano. Passiamo al settore femminile, mentre già sul podio vedete le premiazioni, questa è la premiazione di Gianluca Borghesi, poi vedrete anche tutti gli altri. Nelle categorie femminili si sono imposte Nadia Kubak dell'Avis Castel San Pietro, che è raggiunta quarta anche al traguardo. Categoria F, nella categoria G Monica Randi dell'Olympus San Marino, nella categoria H Rita Gabellini di Romagna Running. La prossima prova del calendario Mare Verde Monte, quella che concluderà la serie delle manifestazioni, il 19 dicembre a Serravalle di San Marino con la maratonina di Natale. It was a Friday night, I walk alone to
get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I saw more abuse by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse by prank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? Ed ora un'occhiata a cosa ci aspetta prossimamente. L'8 dicembre la quinta Rimini Montescudo, la gara organizzata dal Golden Club di Rimini, con partenza dalla